Forza, gente, datevi una mossa, non abbiamo tutta la notte. Non temere, nessuno vuole rimanere qui neanche un minuto di più. C'è qualcosa di strano. Hai dato un'occhiata? È stato pugnalato per 28 volte. Già. Pare che il killer ci abbia preso gusto. Tenente, ho capito cos'è successo. Ah, sì? Spara, sono tutto orecchi. Tutto è iniziato in cucina. Ci sono segni di colluttazione. La domanda è: cos'è successo di preciso? La vittima deve aver attaccato l'androide con la mazza. Questo corrisponde ai rilievi. Continua. L'androide ha pugnalato la vittima. Quindi l'androide avrebbe provato a difendersi, giusto? E poi che è successo? E la vittima è scappata in soggiorno. Fuggire dall'androide. Sì, ha senso. L'androide ha ucciso la vittima con il coltello. Ok. La tua ricostruzione non è malaccio, ma non ci dice dove è finito l'androide. La mazza lo ha danneggiato e ha perso del tirium. Ha perso cosa?
Tyrion. Lo chiamate sangue blu. Il fluido che nutre i biocomponenti di un androide. Evapora dopo qualche ora e risulta invisibile all'occhio umano. E scommetto che tu riesci a vederlo, vero? Esatto. Già.
Ehi, cosa fai con quella sedia? Provvedo a verificare. Ah, verifica, sì. Mi stavo solo difendendo. Mi avrebbe ucciso. Ti scongiuro. Non dirglielo. Connor, ma che cazzo sta succedendo? Qui, tenente! Oh, merda. Chris, Ben, venite immediatamente qui. Muovetevi! È pronto? Sì, arrivo. Non c'era molto in cucina. Ho fatto il possibile. Perdo il lavoro per colpa degli androidi. E quando mi serve qualcuno che sistemi questo cesso di casa, che cosa faccio? Esco e assumo un cazzo di androide. Pazzesco. Certo, gli androidi del cazzo sono così incredibili. Non sbagliano, non si stancano, non sono mai tristi.
sono così perfetti che mi hanno rovinato la vita, cazzo! Che hai da guardare? Che cazzo di problema hai? Non è la vita che sognavi, eh? Credi forse che sia facile? Forse credi che è colpa mia se viviamo in questa fogna? È colpa mia se quella troia di tua madre se n'è andata? Dovresti smettere di farti, Todd. A volte mi fai davvero paura, Todd. La stronza se ne va senza dire una parola. La stronza mi lascia per un'impiegata del cazzo! È tutta colpa tua. Papà, no! È tutta colpa tua, cazzo! Torna qui. Torna qui. Torna qui subito! Tu resta lì. Non provare a muoverti. O ti concio peggio dell'altra volta. Lasciarla in pace, non... Stanne fuori o toccherà a te. Alice! Papà è molto arrabbiato! Lasciala stare. Che cazzo fai? Metti giù la pistola e togliti dal cazzo. È un ordine. No, devi lasciarla stare. Devo? Se no cosa fai? Cosa cazzo farai? Mi sparerai, è così? Sparerai a un umano? Sembri avere un problema. Penso che dobbiamo risolverlo. Vieni qui, Troia!
lasciare stare! Segna e fai come ti dico! In assoluto la festa più noiosa a cui sono stato negli ultimi 25 anni. Ogni volta che vado a uno di questi eventi mi chiedo: ma cosa diavolo ci faccio qui? Odio i cocktail party e tutti quei chiacchieroni che ci vanno. È un'occasione per incontrare quelli che ammirano il tuo lavoro. Sì, 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 a nessuno frega niente dell'arte. Mi interessa solo sapere quanti soldi ci potranno fare. Ma andiamo, facciamoci un drink. Tutta questa eccitazione mi ha fatto venire sete.
scotch liscio, giusto? Assolutamente. Ok, ma sai cosa direbbe il dottore? Sì, beh, può baciarmi il culo. Sono abbastanza vecchio da scegliere le mie medicine. Hai lasciato la luce dello studio accesa? No, no, sono sicuro di aver... Chiama la polizia. Polizia di Detroit, posso aiutarla? Parla all'androide di Carl Manfred, 8941 Lafayette Avenue. Siamo rientrati a casa e le luci sono accese. Possibile intrusione. Una pattuglia è in arrivo. Andiamo a controllare.